Sono andate alla scoperta del parco le decine di persone, bambini soprattutto, che hanno partecipato sotto i portici del Brevetto Lodi alla giornata conclusiva dei progetti di educazione ambientale svolti nelle scuole del territorio dalle guardie ecologiche volontarie del parco Adda Sud. Vi hanno partecipato centinaia di alunni che hanno poi realizzato un lavoro a testimonianza del cammino fatto, messo in mostra sui pannelli predisposti dalle guardie ecologiche. In mostra anche le foto delle tante biodiversità presenti lungo il corso meridionale dell'Adda, tra Lodigiano e Cremonese. Si è pensato anche di dar vita ad un singolare percorso alla scoperta del cammino che fa il seme di frumento, dalla semina al raccolto fino alla sua trasformazione nel prodotto più caratteristico che finisce sulle nostre tavole, il pane. Ma come è andato quest'anno il cammino? Quest'anno abbiamo avuto un notevole successo con i bambini, con i ragazzi di scuola elementare, ma anche con la media, perché le nostre GEL che si occupano di educazione ambientale sono stato in grado di coinvolgerli mettendo a dimora segale, frumento, diversi tipi di frumento e che sono quasi a maturazione. Quindi le scuole hanno seguito tutto l'iter, dalla piantagione fino alla mietitura che sarà prossima. Soddisfatto? Sì, direi proprio di sì, siamo soddisfatti anche perché vediamo che da parte dei ragazzi, dei giovani, c'è un atteggiamento positivo verso questo nuovo modo di affrontare l'ambiente. Arriva l'estate con centinaia di frequentatori delle rive dell'Adda. Cosa possiamo dire loro? Il periodo estivo e quello dei picnic. È bello perché ci teniamo che la gente venga lungo il fiume e usufruisca delle bellezze naturali che ci sono attorno ai boschi, la biodiversità, le piante, i fiori, tante cose, ma è un richiamo che facciamo e dobbiamo dire che dopo il picnic bisogna lasciare pulito l'ambiente. Naturalmente abbiamo verificato che negli ultimi anni, in quest'ultimo anno, c'è meno abbandono di rifiuti e questo fa piacere sia per la consapevolezza da parte dei cittadini, ma anche di alcuni sindaci che si sono impegnati a tener pulito il territorio.